Salve a tutti, oggi vi insegnerò a fare la vera pizza napoletana a casa. 500 g di farina, 340 g di acqua, 3 g di lievito, 10 g di sale. Ci aiuteremo naturalmente con un semplice cucchiaio. Iniziamo ad aggiungere l'acqua, 340 g. Andiamo a briciolare i 3 g di lievito all'interno. Con un cucchiaio andiamo a sciogliere il lievito all'interno dell'acqua. Aggiungeremo i nostri 500 g di farina. E cominciamo ad impastare. Del nostro procedimento andiamo ad aggiungere il sale. Una volta che l'impasto si presenta così, ancora un po' grezzo, andiamo ad inserire un panno sopra, aspettiamo giusto 5 minuti per dargli delle pieghe di forza. Una volta che sono passati 5 minuti, daremo delle pieghe di forza. Una volta che sono passate le prime 4 ore di lievitazione, procediamo con lo staglio, ovvero la formatura dei panetti. Da 270 a 280 grammi. Di andare a stendere e farcire la nostra pizza, accendiamo il forno. 250 gradi, statico. Ci aiutiamo al centro del forno con una teglia a righe e la nostra pietra refrattaria. Naturalmente chi non ha una pietra refrattaria può tranquillamente inserire il proprio impasto all'interno del vuoto di alluminio. Siccome non ha una cottura diretta con la pietra, a posto dei 3 minuti sulla teglia di alluminio ci impieghiamo un minuto in più. A dopo!
temperatura un po' più bassa rispetto ai forni professionali, rischiamo solo di bruciare. Un pochino di olio e castagne. Ed ecco qui, la pizza napoletana fatta in casa in solo 8 ore di lievitazione. Se il video vi è piaciuto, mettete like e condividete, ma soprattutto seguitemi sulla mia pagina. Grazie a tutti, ci vediamo nella prossima ricetta. Ciao!